Buonasera ai nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. All'ospedale Pacini di San Marcello è stata inaugurata la nuova sala chirurgica. Il costo per il potenziamento dell'attività operatoria è stato di 165.000 euro. Inoltre, per potenziare ulteriormente i servizi territoriali, grazie alla Casa di Comunità e per gli essenziali interventi di adeguamento sismico, ha sottolineato l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini, investiremo 2 milioni di euro. Sull'argomento torneremo poi con un servizio. Intanto i titoli delle principali notizie di giornata. Le scuole pistoiese si preparano ad accogliere i bambini in fuga dalla guerra. Per loro i servizi comunali saranno gratuiti e le procedure per le iscrizioni più snelle. Al momento sono 5 bambini ucraini regolarizzati. Da Casole del Monte, Marliana, fino a Leopoli, in Ucraina, è partita la missione organizzata dall'Associazione Nuovi Orizzonti per portare aiuti umanitari nel paese invaso dalla Russia. Il servizio nella rubrica in primo piano. Fine dell'emergenza sanitaria, da domani previsti primi allentamenti nelle restrizioni anti-Covid, altre arriveranno dal 1° maggio. Vedremo quali e sentiremo cosa ne pensa la gente. I cartelli di divieto al transito di biciclette e motocicli lungo la strada provinciale 22 del Porrione del Terzo e il limite di velocità di 30 km non vanno bene. Nelle prossime ore le segnalazioni saranno rimosse e sistemate nelle strade giuste. Prosegue a gran ritmo la prevendita di Pistoiese Modena, in programma domenica allo stadio Melani alle 14.30. Il settore ospiti è praticamente sold out, ma anche la parte colorata di arancione sta andando molto bene. Pistoia si prepara ad accogliere bambini profughi dell'Ucraina. Ne abbiamo parlato con particolare attenzione alle scuole. Pistoia si prepara ad accogliere all'interno dei propri istituti scolastici i minori in fuga dal conflitto in Ucraina. Per loro servizi educativi comunali gratuiti, procedure di iscrizione e di accesso più snelle e modalità di accoglienza condivise ed uniformi tra tutte le scuole di Pistoia. Sicuramente è importante definire delle procedure locali e fare rete con i vari servizi e gli istituti scolastici, così come stiamo facendo rete con il servizio sanitario, che ovviamente fa la prima parte di screening di quelli che sono i prerequisiti per entrare ovviamente nei servizi, così come lo facciamo col servizio sociale e con le altre realtà e risorse del territorio, anche associative, che sono già, diciamo, in rete con i nostri servizi. E quindi fare un'accoglienza che è già nelle nostre pratiche, perché i nostri servizi educativi e le scuole da sempre fanno accoglienza a culture diverse. Ovviamente in questo caso non c'è solo la differenza culturale, ma c'è da accogliere dei bambini che vengono da una situazione di guerra. Quanti sono al momento i minori iscritti nelle scuole pistoiesi? Sono pochi bambini in realtà ad oggi arrivati nel nostro territorio, sono 5 bambini che sono stati inseriti nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie al momento, e che una richiesta sul nido abbiamo, ma che probabilmente andranno ad aumentare. Ci sembrava giusto fare un'accoglienza mirata, dando la maggior parte di servizi possibile a questi bambini e a queste famiglie. Noi infatti abbiamo deliberato di accoglierli, dando la possibilità di essere inseriti e accolti nei nostri servizi gratuitamente. Questo per quanto riguarda sia i servizi 06, quindi nido infanzia, sia per quanto riguarda il trasporto, sia per quanto riguarda la mensa e anche per quelli più grandi, le cedole librarie. Questo noi pensiamo che sia una decisione giusta, che può quello che comunque chiede la nostra comunità. Pistoia è una comunità accogliente. Abbiamo visto anche nella giornata che noi abbiamo dedicato alla pace tutte le famiglie dei nostri servizi e i nostri servizi in piazza per la pace e per i bambini dell'Ucraina. Quindi Pistoia ha deciso di accoglierli, di inserirli nel miglior modo possibile. Termina il regime di emergenza sanitaria a causa della pandemia per il Covid. Vediamo le novità.
Oggi giovedì 31 marzo termina lo stato di emergenza Covid, la prima tappa per arrivare alla fine delle restrizioni nell'arco di poche settimane. È la data in cui decadono definitivamente i colori delle regioni, ma anche il comitato tecnico scientifico e la struttura commissariale del generale Figliuolo. Dopo oltre 2 anni da condizione di emergenza sanitaria si torna alla condizione ordinaria. Dal 1 aprile cambiano quindi le regole contro il Covid. Saranno un po' tutti i settori e ambienti ad essere interessati. Vediamo come. Le nuove regole per l'isolamento. Per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive Covid è applicato il regime dell'autosorveglianza. Obbligo vaccinale per alcune professioni. Cosa cambia? Resta vigente fino al 31 dicembre 2022 con la sospensione dal lavoro per le professioni sanitarie, i lavoratori degli ospedali e delle RSA. Quali sono le novità? Fino al 31 dicembre rimane il Green Pass per visitatori in RSA e reparti di degenza degli ospedali. Dal 30 aprile cade la sospensione dal lavoro e basterà avere il Green Pass base per entrare sui luoghi di lavoro. Le mascherine. All'aperto non è più obbligatorio, come sappiamo. L'obbligo di mascherine al chiuso viene prorogato fino al 30 di aprile, con l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso, sui mezzi di trasporto aerei, navi, treni, autobus e pulmini scolastici. Per gli spettacoli al chiuso, all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive. In sale da ballo e in discoteca resta l'obbligo tranne che nel momento del ballo. Per quanto riguarda il Green Pass, sono previsti 2 step, dal 1 al 30 aprile. Rimane l'obbligo dei Green Pass base su trasporti a lunga percorrenza, mense, concorsi pubblici e la partecipazione del pubblico nelle manifestazioni sportive all'aperto. Il Super Green Pass o Green Pass rafforzato resta vigente invece nei ristoranti e i locali al chiuso per consumi al banco o al tavolo. Per gli stessi spazi all'aperto è sufficiente il Green Pass base. Per le piscine, le palestre, lo sport di squadre e di contatto, centri benessere e convegni, cerimonie civili e religiose, sale gioco, sale da ballo, nelle discoteche, per le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. L'accesso al luogo di lavoro dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, con il Green Pass base. A scuola andrà in didattica a distanza solo chi è positivo. Un quasi ritorno alla normalità, ci vorrà un po' di tempo, un po' di attenzione, però intanto sentiamo cosa ne pensa la gente. Domani, con la fine dello stato d'emergenza nazionale decretata per la pandemia, l'Italia fa un passo decisivo verso il ritorno alla normalità. Che cosa ne pensano le persone dopo 2 anni di restrizioni forzate? Meno male che si comincia a ritornare un po' nella normalità delle cose. Speriamo che questa cosa vada avanti, che duri. Questo Green Pass ce l'hanno appioppato ed è una nostra carta d'identità, diciamo. Però è anche giusto il momento di allentare un pochino le pieghe. Naturalmente, ecco, la prudenza non è mai troppa. Era l'ora che si sbloccasse un po' questa situazione. Vaccinati, 3 dosi, bisogna tornare a vivere. Benissimo, bene. Però io in luoghi pubblici o per la strada la tengo per sicurezza. Anche se aumenta i casi, penso sia un momento di stare un po' più tranquilli, visto che si sta più all'aperta. Voglio sapere perché cavolo ci hanno fatto fare vaccini a noi allora a questo punto, se tutti possono fare quelle che gli pare da domani, anche quelli senza vaccino. Ma era ora che finiva questa storia. Io le ho preso 2 o 3 volte il Covid, a me non mi ha fatto nulla. Senti, personalmente io, anche se tolgono la mascherina, io la metto. Che mi fido poco. Che è troppo presto, secondo me, perché ci sono tanti casi, allora... Speriamo che sia vero. Io me lo auguro tutto, me lo auguro che si finisca, perché ora è già un po' avanzata la cosa. Però bisognerebbe che la gente continuasse comunque a mettersi la mascherina, a tenere un attimino le distanze. E speriamo che le cose vadano sempre meglio, perché con questo Green Pass insomma un pochino c'è stato tutto limitato e giustamente, anche per carità di Dio. Infatti l'emergenza ci si aspettava che finisse, perché quella sanitaria doveva scadere il 31 marzo, quindi da domani si pensava anche di lavorare senza né tamponi né Green Pass rafforzato. E invece rimane il tampone per gli over 50.
Sinceramente uno se lo domanda, perché visto che l'emergenza non c'è, ecco, probabilmente questo Green Pass diventa uno strumento per ben altre cose. Beh, indipendentemente da come uno la possa pensare, un po' di cautela ci vuole, perché i positivi continuano a crescere, oggi sono 345 in più rispetto a ieri in Toscana, e aumentano soprattutto i ricoveri, più 9 in isolamento, 900 in totale, più 1 in terapia intensiva, 36 in totale. Il tasso dei positivi è su per giù uguale a quello di ieri, 15,2. Provincia di Pistoia sono 353 nuovi contagiati, 2 i decessi segnalati dalle autorità sanitarie regionali. Questa mattina Pistoia ha ricordato i 4 ragazzi della Fortezza uccisi per non essersi arruolati nella Repubblica di Salò. Che cosa dobbiamo conservare di quella pagina della storia della nostra città? Non accada mai più, soltanto questo. Non ci sono altre cose da ricordare, che non accadano mai, mai più. È l'appello fatto con gli occhi velati da lacrime da Aldo Calugi, il nipote di uno dei 4 ragazzi della Fortezza, uccisi il 31 marzo del 1944, perché non vollero arruolarsi nella Repubblica di Salò. Aldo porta il nome dello zio, il cui nome è risuonato insieme a quelli di Alvaro Boccardi, Valori Spoli, Lando Vinicio Giusfredi, nella sala maggiore di Palazzo di Giano, dove a causa del maltempo la cerimonia commemorativa si è tenuta. Alla presenza di autorità locali, del sindaco Tomasi, dell'ANPI, di associazioni del territorio, di ragazzi della scuola Raffaello, i 4 ragazzi sono stati ricordati nel momento organizzato dal CUDIR, il Comitato per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane. Come hanno fatto ai microfoni di TVL alcuni dei loro familiari che hanno partecipato alla cerimonia. Era un uomo mite, malgrado fosse una montagna d'uomo, era un uomo mite. Molto. Non credeva neppure che... Io ho letto un pochino gli atti del processo e al giudice fascista che l'ha condannato gli ha detto poi ci ritroviamo fuori. Non credeva che potessero essere fucilati questi 4 ragazzi. Per voi familiari questo momento di ricordo che cosa vuol dire? Eh beh, vuol dire tanto. Da una parte, come dire, l'importanza di essere qui, chiaramente, di testimoniare qualcosa che ha un valore storico, un valore, però è anche un valore affettivo, un valore familiare. In questi giorni chiaramente siamo in una, come dire, in un momento storico non facile, in cui si vedono riproporre appunto guerre, violenze, massacri, cose che comunque sono all'ordine del giorno, e questo ci mette molta amarezza addosso, molto come dire, difficoltà nel vivere queste cose. Però insomma la speranza comunque non ci abbandona mai, la speranza ci deve guidare per costruire sempre qualcosa di nuovo, di positivo, di qualcosa che ci faccia veramente vivere meglio, e noi ci impegniamo tutti i giorni. Il nostro Massimo Pannocchi ci parla di cartelli stradali errati e posizionati nelle strade sbagliate. Tutto da rifare, tutto o quasi sbagliato. I cartelli di divieto al transito di biciclette e motocicli lungo la strada provinciale 22 del Porrione e del Terzo e il limite di velocità di 30 km orari non vanno bene. Non dovevano essere posizionate lì e non devono essere cartelli di divieto, ma solo di avvertimento. Per capirci, quelli di colore blu con le scritte bianche. È quanto si apprende da fonti della provincia di Pistoia. Nelle prossime ore le segnalazioni di obbligo saranno quindi rimosse e contemporaneamente sistemati nuovi nelle strade giuste. La sistemazione dei cartelli di divieto era stata fatta senza alcun preavviso e giustificata dall'ente di Piazza San Leone, in quanto il manto stradale si trova in pessime condizioni e, come si legge nell'ordinanza, considerato di non poter effettuare le riparazioni della strada provinciale per l'attuale mancanza di risorse, si rendono necessari dei provvedimenti di regolazione del traffico e il divieto di transito per cicli e motocicli. Tradotto, significa che la provincia ha valutato che la strada è dissestata e pericolosa, ma non ha i soldi per riparare le buche e rifare il manto stradale, e quindi la chiude ai veicoli a rischio, bici e moto.
Una decisione che ha provocato immediate reazioni da parte dei cittadini utenti, soprattutto sui social, con un rimbalzo di immagini e commenti di ogni genere. Ancora non ci è stato detto quali siano le nuove strade interessate dai nuovi provvedimenti, ma nelle prossime ore dovrebbero essere tolti i vecchi e collocati i nuovi. Probabilmente la strada provinciale 22 è una di quelle strade messe peggio di tutta la viabilità di competenza della provincia, oltre ad essere una grande arteria di collegamento e a grande intensità di traffico. La palestra Masotti di Monteoliveto a Pistoia ha riaperto agli sportivi e agli studenti. Terminati i lavori di riqualificazione, finanziati per 140.000 euro dal Comune e per altri 90.000 dalla Fondazione Caripit, la palestra è stata inaugurata. La presenza, al fianco delle autorità e di istituzioni locali, di un gruppo di ragazzi del liceo Forteguerri che assieme ad altri sfrutteranno il riqualificato impianto. La palestra di via Antonini è stata adeguata alle norme CONI, sono stati riammodernati gli spogliatoi con lavori che consentiranno di ospitare anche incontri ufficiali di società sportive che qui si allenano. Gli altri interventi hanno riguardato gli impianti elettrico-idrico e le normative per la sicurezza. Torneremo a parlare di questo con un servizio. Una mostra dei miracoli eucaristici avvenuti in tutto il mondo a partire dal 1200 nella chiesa di Sant'Andrea a Sanripoli. Che cos'è un miracolo eucaristico? È l'evidenziazione della mutazione della sostanza. Agisce misteriosamente sull'apparenza della materia, pane e vino, di cui rimane la dimensione, il colore, il sapore, ma mutata è la sostanza, divenuta corpo e sangue del Signore. Una mostra sui miracoli eucaristici nel mondo allestita nella chiesa di Sant'Andrea a Sanripoli. Stasera inauguriamo qui questa piccola mostra, perché è una minimissima parte di una mostra più grande che riguarda i miracoli eucaristici nel mondo. Sono rimasto entusiasmato a leggere qualcosa di Beato Carlo Acutis su questa mostra e ho pensato di esporla qui in questa piccola parrocchia, in questa piccola comunità dove faccio servizio di addetto alla pastorale. E quindi, essendo in Quaresima, come tutti gli anni, facciamo sempre una serata sia in preparazione al Natale e ora sia in preparazione alla Santa Pasqua. E questa sera appunto facciamo questo, l'inaugurazione e la spiegazione molto sommaria, molto sintetica di questa mostra e poi facciamo la rappresentazione, che è una preghiera. Però è una preghiera in qualche modo, diciamo così, sceneggiata per quanto riguarda appunto la passione, la morte e la risurrezione del Signore. Appuntamento con la musica dal vivo al San Tommaso Live Club. In concerto ci sarà Omar Pedrini. Buonasera, ecco sono qui. Grande evento con musica dal vivo questo sabato al San Tommaso Live Club. Il locale alle porte di Pistoia è pronto per ospitare il concerto acustico di Omar Pedrini, per anni leader dei Timoria, gruppo storico del rock anni 90. Il cantautore presenterà i suoi brani più celebri ripercorrendo la sua storia personale ed artistica in maniera intima e personale. Un trio elettroacustico lo accompagnerà sul palco. Il concerto inizierà alle ore 22 con l'apertura di due band locali, i Malati Immaginari e la Distinta Tinto Band. Per info e prenotazioni contattare il Circolo di San Tommaso. Anche tu. E tu, Veronica. È giovedì e quindi dobbiamo parlare di un po' di finanza con la 18ª appuntamento, puntata, chiamatela come vi pare, dell'ABC della finanza. Stasera si parlerà, anzi, il nostro esperto Filippo Macigni parlerà di credito d'imposta e imballaggi.
Buongiorno, oggi parliamo di un'agevolazione chiamata bonus imballaggi. È un credito d'imposta che era stato già inserito nel decreto rilancio del maggio di 2 anni fa, del 2020. Che cos'è? Tutte le imprese a livello nazionale, a prescindere dalla dimensione dell'impresa e dalla attività che compiono, e che nel 2019 e o 2020, quindi 2 anni, abbiano acquistato particolari imballaggi e prodotti finiti riciclati in carta, cartone, plastica, alluminio, possono ottenere un credito d'imposta fino al 36% di quanto hanno sostenuto. Quindi ho speso in quei 2 anni come impresa 1000 nel 2019 e 1000 nel 2020, posso ottenere 360 euro nel 2019 e altri 360 euro nel 2000, relativo al 2020. Questo quindi 360 più 360 da compensare in F24. Il massimo di credito d'imposta che posso scalare per ogni anno è 20.000 euro. Questa agevolazione vale per tutte le imprese e scadrà il 22 aprile 2022. Grazie. La grande carovana di solidarietà partita questo pomeriggio da Casole del Monte nel comune di Marliana alla volta di Leopoli in Ucraina è la protagonista della rubrica in primo piano. Siamo a Casole del Monte dove dalla comunità di Nuovi Orizzonti oggi parte una grande carovana verso l'Ucraina che si unirà a una più grande carovana fatta di numerosissime associazioni italiane. La destinazione è Leopoli per portare aiuti umanitari ma anche per raccogliere poi le persone che da quel luogo vogliono venire via. Allora sono qua con la responsabile della comunità di Pistoia. Ecco, che missione è? Cosa fa Nuovi Orizzonti in questa avventura? Allora, questa è una missione di pace vera e propria. È stata promossa dalla Papa Giovanni XXIII ed hanno aderito più di 60 associazioni, sia del mondo cattolico che non. È una missione di pace. Che cosa andiamo a fare? Siamo tutte persone, appunto, che vengono da movimenti non violenti, pacifisti, e comunque, appunto, tanti cattolici, anche il messaggio del Papa che ha gridato a gran voce, andiamo a Leopoli proprio a testimoniare con la nostra vita e questo nostro grido di pace, ecco, in maniera non violenta, proprio per dire basta alle guerre, basta queste distruzioni, basta questi massacri. Chiaramente andando portiamo anche gli aiuti, perché la gente è rimasta senza mangiare, senza cibo. Quindi ringraziando anche tanta provvidenza raccolta nel territorio pistoiese, e andiamo e portiamo tanti beni di prima necessità. E al ritorno non torniamo a mani vuote, ma cercheremo di tornare con tutte le persone che hanno più bisogno. Porteremo una parte, siamo già attrezzati per portare indietro malati oncologici, e poi porteremo mamme con bambini, tutte le persone più bisognose di questo momento. Noi siamo qui una delegazione di Nuovi Orizzonti, siamo in 22, partiamo con 7 pulmini e partiamo alla volta di Leopoli, ecco, proprio per fare questa missione. Arrivati a Leopoli faremo sia un momento assembleare con le istituzioni del luogo, quindi col sindaco, con il vescovo, e dopo, sirene permettendo e bombardamenti permettendo, faremo anche una manifestazione, una marcia di circa 30 minuti, 40 minuti su Leopoli, proprio per portare la nostra presenza, il nostro abbraccio a tutte le persone che sono lì. E naturalmente il territorio pistoiese ha risposto subito presente e gli aiuti sono arrivati da Conad Nordove,
Ovest, da Conad del Belvedere, e naturalmente poi il viaggio ha anche un costo e l'aiuto per il carburante è arrivato da Agraria Checchi e da Vannucci Piante e da Ponte Petrol. Allora andate prima su e fate con lui, poi venite giù che carichiamo la roba da mangiare invece. Quindi, qualcuno con me a caricare la roba mia. Vai, portate e qualcuno. La roba è difficile, Andiamo all'ultimo, io adesso vado a prendere le altre cose e ci siamo. È la prima partenza che Nuovi Orizzonti fa, perché qui tra voi c'è anche chi è già stato in Ucraina. Ecco, abbiamo Don Alex. Don Alex, che appunto tu pochi giorni fa sei stato, due settimane fa. Siamo andati sul confine, siamo andati negli hotspot di Szczecin in Polonia, dove si stavano radunando tutti, soprattutto donne e bambini, profughi, perché lì era uno dei punti di raccolta proprio da Leopoli, quindi venivano un po' da tutte le parti dell'Ucraina, diciamo 50.000 al giorno. Abbiamo portato aiuti umanitari, siamo stati lì anche un paio di giorni, abbiamo riportato indietro una ventina di donne e bambini, ecco, 8 donne e 12 minori. Quello che noi abbiamo visto, che infatti poi richiede delicatezza, e anche l'importanza che tra di noi ci siano delle donne, perché sono tutte donne e bambini, uomini appunto non ci sono, è proprio la questione della fiducia, perché purtroppo abbiamo scoperto che già c'è gente che ci lucra, quindi siccome loro scappano con i soldi liquidi che hanno dietro per riniziare, ci sono persone che chiedono più di 1000 euro per accompagnarle a fare un viaggio, e anche c'è chi fa tratta di esseri umani. Forse la cosa più bella da vedere è anche invece tutte le associazioni da tutta Europa che si attivavano con tanti giovani, e c'erano appunto gli scout, i volontari, la Croce Rossa. Questo forse è l'unico aspetto bello della guerra. Rispetto al dolore, la comunità poi diciamo si unisce, che tira fuori la parte peggiore di noi, ma anche quella migliore, gli ideali più grandi di solidarietà. Ecco, e questa è una di queste belle cose che vengono fuori da questi momenti di dolore. E allora, come si può dire, insomma, andate con Dio, e quindi sarà sicuramente una bellissima missione. La pagina sportiva è giovedì, quindi non può non iniziare dal Giovedì Sport, che a dir la verità inizierà fra poco alle 21, audio. Però intanto qualche anticipazione ce l'aspettiamo dalla nostra Giada Venesperi. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Sì, stiamo quasi per partire con questa nuova puntata di Giovedì Sport, una puntata dedicata interamente alla Pistoiese, una Pistoiese che si avvicina ad una delle sfide molto delicate e difficili, quelle con la capolista Modena, domenica al Marcello Melani, e quindi una Pistoiese concentrata su questa partita. Soprattutto l'obiettivo è quello di far punti, anche se sulla carta può sembrare una missione impossibile, ma gli arancioni ci dovranno provare in tutti i modi, perché c'è questo rush finale della squadra di mister Alessandrini verso una salvezza che, se non fosse diretta, però deve perlomeno garantire una posizione migliore per affrontare poi i play-out, per difendere questa categoria. Parleremo di questo con gli ospiti in studio, avremo colleghi, avremo il giovanissimo difensore della Pistoiese Gabriele Basani, fra l'altro per lui è un debutto fra i professionisti, però ha già giocato qualche sprazzo di partita, insomma viene tenuto molto in considerazione da mister Alessandrini, e proprio lui ci racconterà un po' che aria tira all'interno dello spogliatoio arancione. Arancioni che sono reduci da una vittoria, quella con la Virtus Entella, ma che vorranno tornare a fare un risultato positivo in tutti i modi, davanti al pubblico. Fra l'altro ricordiamo che gli stadi torneranno ad una capienza del 100%, così anche il Marcello Melani, e fra l'altro in questi giorni c'è stata proprio un'impennata delle prevendite dei biglietti. La società Arancione proprio nei giorni scorsi ha anche richiamato proprio a affrettarsi a comprarli, perché il settore ospite pare che sia quasi tutto esaurito, ma anche una parte della tribuna laterale è esaurita, quindi insomma si prevede anche uno stadio veramente gremito, e quindi una bella domenica di sport. Ti voglio mettere in difficoltà, come spesso cerco di fare, ma non ci vai mai, però secondo te c'è ancora qualche possibilità di salvezza diretta, o è meglio guardarsi alle spalle?
Oddio, fammi essere un po' polemica, che i risultati delle ultime partite hanno lasciato qualche dubbio, nel senso che non sono stati molto favorevoli alla Pistoiese, ma soprattutto hanno destato un po' di sospetto, perché ci sono stati dei risultati un po' a sorpresa che non ce l'aspettavamo, soprattutto delle dirette concorrenti alla Pistoiese e alla Salvezza. Però, senza stare a guardare gli altri, le possibilità di salvezza dirette sono veramente ridotte al lumicino. Credo che si possa tentare in queste ultime quattro partite, perché queste poi mancano alla fine della stagione regolare, di posizionarsi in miglior modo nella griglia play-out e poi giocarsi tutto lì. Non è niente impossibile, però parlare di salvezza diretta adesso, insomma, sarebbe un sogno. Alle 9 ti seguiamo, alle 21 ti seguiamo per quanto riguarda Giovedì Sport. Grazie Giada. Noi invece parliamo di pallacanestro. Giorgio Tesi Group, che domenica giocherà in casa dell'Agri Bertocchi Orzinuovi, che ha, pensate, una sola vittoria, ha ottenuto una sola vittoria in questo campionato e l'ha ottenuta proprio contro Pistoia. Strano, ma è successo questo nel girone di andata. Orzinuovi ora ha smantellato la squadra, ha ceduto i migliori giocatori, per esempio l'americano Corbett a Treviglio e Spanghero a Verona, e quindi sembra ormai in disarmo, anche perché è retrocessa in Serie B. Però bisogna fare molta attenzione. Pistoia non avrà ancora il secondo straniero, perché Jets Johnson rientrerà in gara soltanto dal 10 aprile, quindi fra 10 giorni, nell'ultima partita di regular season contro Mantova. Poi ci sarà la fase a orologio e i play-off. Weekend dedicato alle manifestazioni sportive del Centro Sportivo Italiano. 2-3 aprile, prima tappa del CS in Tour 2022. Di cosa si tratta esattamente? Sì, CS in Tour è un progetto che abbiamo inventato come CS Toscana 7 anni fa. Inizierà il 2 di aprile qui a Pistoia e terminerà il 16 di ottobre. Consiste nella possibilità di offrire ai bambini, ai ragazzi e ai giovani in particolar modo delle occasioni di incontro, di attività sportiva, di pratica sportiva, quindi anche di condivisione di un'esperienza che sarà molto bella, perché coinvolgente, perché saranno guidati da istruttori, da animatori dell'associazione. È stata una richiesta che abbiamo accolto immediatamente, quindi un tour regionale che inizia sabato 2 aprile per terminare il 16 ottobre. Pistoia farà da apripista da sabato pomeriggio 2 aprile tutta la domenica, giochi di piazza, sport e tutto quello che è benessere, salute e promozione sportiva per grandi e piccini. Quindi le famiglie sono chiamate in Piazza del Duomo a Pistoia per partecipare a questa festa di ripartenza dello sport. È un'occasione perché i ragazzi ritornino un pochino a fare sport. Gli offriamo questa possibilità in questi villaggi, che sono veri e propri villaggi, con dei gonfiabili per giochi ludico-sportivi, con attrezzature sportive e quant'altro. Potranno usufruire degli impianti gratuitamente e quindi anche la copertura assicurativa sarà a carico del Centro Sportivo Italiano. Quindi pensiamo davvero sia un'esperienza bella e speriamo che le cose vadano per il meglio e che anche le previsioni del tempo ci assistano, perché questi giorni sono un pochino non brillanti. Chiusa in maniera positiva la fase nazionale, la 40esima edizione del Pinocchio sugli sci entra nel vivo con le finali internazionali. Le gare prenderanno il via domani mattina sul piste del comprensorio betonese e si concluderanno sabato. Presenti atleti in rappresentanza di ben 30 nazioni, fra queste anche le selezioni di Argentina, Messico, Nuova Zelanda e Corea del Sud, che raramente in passato hanno preso parte alla manifestazione, ma che stavolta ci sono. A rappresentare i colori azzurri ci saranno i migliori 20 giovani sciatori di questa stagione. Grande assente la nazionale ucraina in passato, ha sottolineato il presidente della società organizzatrice Franco Giachini. Gli amici ucraini non sono mai mancati, è un grandissimo dispiacere non averli qui per motivi che con lo sport non hanno niente a che fare. È tutto per il momento, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata, ovviamente su TVL.